ragazze e benvenuti in questo nuovo makeup tutorial interamente dedicato al contouring, la tecnica per scolpire il volto attraverso l'uso delle luci e delle ombre e ovviamente con l'utilizzo del makeup. Per la prima stesura della base viso utilizzo due prodotti della linea Dress Me Perfect di Deborah Milano, il correttore e il fondotinta. Stendo il fondotinta su tutto il viso e successivamente correggo le mie occhiaie con l'utilizzo del correttore. Sfumo il tutto con l'utilizzo di una spugnetta o con l'utilizzo delle dita e utilizzo il Radiance Creator per andare a delineare i miei punti luce. Dopo aver sfumato il tutto sempre con l'utilizzo di una spugnetta, vado a fissare questa mia base viso con l'utilizzo di una cipria. E vado finalmente a prendere la Contouring Palette di Deborah Milano per scolpire il mio viso. Inizio a delineare i miei zigomi con l'utilizzo della terra più scura, che vado non solo a stendere a sfumare sopra i miei zigomi, ma anche sopra la fronte e subito sotto il mento per andare a rimpicciolire il mio viso un po' naturalmente allungato. Mi aiuto a sfumare questa polvere con l'utilizzo di una spugnetta e vado ad effettuare un leggero contouring anche ai lati del mio naso per assottigliarlo. Sempre dalla Contouring Palette vado a prendere la terra più chiara per andare a sfumare quella più scura precedentemente applicata e per sfumarla utilizzo il pennellino angolato sempre di Deborah Milano. L'ultima polvere che vado a prelevare e a stendere sul mio viso è quella illuminante in alto che vado a sfumare sui miei zigomi alti e al centro del mio naso, per andare così ad accentuare i punti luce già precedentemente applicati con il correttore Radiance Creator. Ultimo tocco di colore per il mio make-up viso è un blush rosato che vado a stendere sulle mie guance, perfettamente tra le mie luci e le mie ombre, dunque tra il mio illuminante e le mie terre per scolpire. Un tocco di colore va anche sulle mie labbra, per le quali scelgo il rossetto Milano Red numero 34. E niente ragazze, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, spero tanto che vi sia stato un pochettino utile, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo al prossimo video.